Ragazzi, siamo in aeroporto, ho un sonno devastante, il sole uccide veramente. 6 and a half hours later. Signori, buongiorno, mi trovo in aeroporto a Cipro. Guardate il mio letto di questa notte, e sono le 5:45. Tra un'ora e qualcosa sarà l'aereo per Creta. Oh, ma quanto sonno ho, quant'è che si vede, mamma mia. 2 hours later. 38esimo paese sbloccato. Siamo in Grecia, siamo nell'isola di Creta, precisamente nella zona di Cania. Bus per il centro, 2,50 euro, è il numero uno, esattamente come me. Se volete il taxi, siamo sui 25 euro. Indovinate cosa scegliamo noi? Siamo finalmente arrivati in centro a Cania, ragazzi. Mamma mia, che sonno. Comunque mi dà molto l'idea di una città molto caotica, molto vecchio stile, un po' trasandata, un po' lasciata andare, gente in mezzo alla strada, casino. Sì, dai, un po' il genere di città che piace a me. È pieno di negozi di ogni genere, è pieno di polvere, è pieno di persone. Mamma mia, è intasata questa città. Ci sono parti moderne, ci sono gelati, ci sono parti delle mura vecchie di questa città, parte più storica, insomma, di questa city, che è stata sotto il dominio di tantissime popolazioni, tra cui i romani, poi i bizantini, poi i veneziani, gli ottomani, fino all'indipendenza della Grecia nel 1913, ad oggi, nell'età moderna. È stata veramente quindi una concentrazione di mix di tantissime popolazioni e oggi ne vediamo i suoi frutti. Ci sono angoli che mi ricordano tipo Roma, ci sono angoli che mi ricordano l'Egitto. Ci sono viali che mi ricordano una qualsiasi città europea, ceramiche greche, poi tipo questi scorci qua mi ricordano la Turchia. Sì, la zona del Bazar di Istanbul, infatti il periodo più recente, prima dell'indipendenza del 1913, è stato quando Creta è stata sotto il dominio ottomano, ovvero dei turchi. Poi ci sono queste zone che mi ricordano Malta. Questa infatti è la chiesa ortodossa della Maria Vergine in centro a Cania, dedicata a tre martiri dei quali non mi ricordo il nome. Guarda che roba, viali con una parte una chiesa vecchia lasciata andare, qua negozi e abitazioni misto marzo, misto normale, misto moderno. Ma i veneziani qui hanno lasciato un grande e importante segno, perché la piazza principale sul porto è la piazza veneziana, in stile veneziano, il porto veneziano, con il faro veneziano. E in effetti sembra veramente un porto di Chioggia, un porto di Venezia, o no? E guardate là, tutte quante le case colorate, un po' sempre in stile veneziano, che mi ricorda un po' Murano, anche se non ci sono mai stato. Moschea sul mare, moschea dei Giannizzari, che non ha più il minareto però. Perché è stato demolito, abbattuto durante la guerra per l'indipendenza tra Grecia e Turchia nel XX secolo qua. Areola Alfaro, costruito dai veneziani ma poi modificato nella storia dagli egiziani. Ma infatti, sinceramente, guardate dove sono. Tutta questa zona mi ricorda un po' Alessandria d'Egitto. Non so se ci siete mai stati o se avete visto il mio video, in caso passate a vederlo, però mi ricorda veramente Alessandria sta zona qua. Queste mattonelle, barra pietre, tutto il percorso per andare al faro, un po' il porto, me lo ricorda veramente tanto, sinceramente. Guarda che bella acquetta, guarda che bel pesce che c'è là dentro. Mamma mia, che caldo! Venite a maggio, venite a ottobre, vi vorrei dire che c'è anche meno gente. Cioè, guardate la bandiera della Grecia, ragazzi, vedete quanto sventola. Che afa, che caldo, che zero aria! E qui comunque zona faro, le ultime parti storiche, le mura della proprio della vecchia cittadella sul porto di Cania. Collegandoci poi sempre stile veneziano, ci sono tanti bambini che urlano tipico proprio italiano, e ci sono un sacco di negozi con le scritte in italiano. Sì, scusate la mia ripetizione, ma anche queste viette qua, tutto stile veneziano, non per niente siamo sul porto qua. Figa proprio come Venezia, sì, ma ve lo porterò un video su Venezia, sì, particolare, speciale, come vi ho già detto su Instagram. E poi si esce da questi negozi con quei lampadari là, che sapete benissimo che stile è, Istanbul turco. Preso questo, veramente spettacolare, con Zeus d'oro, 3 euro, dai, ci sta come portachiavi, come prezzo. Ah, i coniglietti, ciao amorini, che belli. Ah, qua un altro gelato, quanto costa una pallina? 2,50. È incredibile come l'Italia, nonostante sia salita tantissimo di prezzi, il gelato comunque rimanga economico più di tutti
tutti in Italia, se si dice così. Tipico ed economico. Tipico anche qua. Ci sono veramente pochissimi supermercati qui nel centro storico, però un euro di un litro e mezzo di acqua ghiacciata, dico che non è nemmeno male per essere in centro. Andiamo nel nostro alloggio, perché non vedo l'ora di farvelo vedere, anche perché non vedo l'ora di vederlo anch'io. 1 hour later. Autobus da 2,50 euro, che ci ha mollato in figa rispetto a dove abbiamo l'hotel. Stavolta qua ho prenotato proprio in un posto top, adesso lo vedrete, ma un pochino distante perché costava meno. Noi abbiamo preso la casetta a Stalos. Guarda gli alloggi, via pianta, sono una figata qua gli alloggi, guarda che roba. Ragazzi, benvenuti nel nostro alloggio a Creta in Grecia, a Stalos. Porta d'entrata che si affaccia su un bellissimo conquilino qui, no scherzo, casa solo nostra. Guarda che esotico qua, con le palme, col giardino, bella la piscina nostra. Due letti singoli che è diventato un matrimoniale. Tavolino, cucina con un sacco di roba in frigo e davvero un bel cesso. Siamo 4 notti qua, sono circa 18,60 euro più o meno a notte. Non ho idea se si possa salire, ma questa è la vista dal tetto del nostro hotel. Top, cioè non male, mi sento un king qua sopra. Super esotica. Eccole, da sforzo perché non vogliamo pagare eventuale mancia. 4,50 euro a testa. Scrocchiariello, questa è la pita greca, ragazzi, che non è il pane da kebab. Salsa tzatziki potente, si sente l'aglio, si sente il pollo, si sente anche la cipolla. Buona stabilità, ci vorrebbe un po' di insalata in più. Signori, è giunta l'ora di andare in direzione Lidl a fare la grossa spesa per 4-5 giorni. Regalaci emozioni, Lidl. Diego, 18 euro, io spendo 33. Beh, ma comunque se rivediamo la roba per 4-5 giorni non è un cazzo, eh. Credo ci sia stato un problema di calcolo. Questa dovrebbe essere la mia cena di tutti i giorni, cioè non so se vedete quanto è grande. Guardate in frigo quanta roba c'è solo per 4 giorni. Abbiamo completamente esagerato. Potevo risparmiare 10 euro, ma mi sono fatto prendere dal cibo. Pasta al pomodoro senza sale, passata, aceta, proprio di pomodoro. E acqua. Che schifo. Io ho questa qua che mi sa che sono 3 porzioni, devo mangiare tutto in un colpo, ma non ce la faccio più, è buona la mia, c'è di tutto dentro, greca, bella tipica. Non ce la faccio più, abbiamo preso troppa roba, veramente. Day 2. Che tempo di merda c'è oggi! Guarda che roba, tutto nuvolo, oggi rimane così tutto il giorno, grande, siamo arrivati noi! Pensate che qui a Creta in estate è difficilissimo trovare brutto tempo. 5 hours later. Pranzo fatto, è ora di farci due passi per Stalos. Guardandomi qua intorno, comunque le case sono veramente quasi tutte, tantissime, con la bandiera della Grecia. Poco decorate, un po' pietrose, pietrate, un po' di cani in giro. Anche queste rose sono belle, tutte sempre con le colonne greche. L'acqua non sarebbe male qua, perché comunque si vede il fondo, è abbastanza trasparente. Il problema è il nuvolo, è il tempo di oggi che fa cagare. Quella è una bella isoletta che ci potete andare in barca con 20 euro, andate, tornate, state lì 2 ore. Si può fare anche snorkeling e lì ci sono le capre tipiche. Io ho speso 125 euro di un'ora a Dubai, ragazzi. Cioè, Dubai è il più economico di tutti. La canone abbiamo speso 7 euro a testa per un'ora. Per quanto riguarda gli altri prezzi, fate voi. Io rimango sempre fissato sul jet ski, perché a Dubai ho speso veramente, veramente poco rispetto a qua. Che cazzo è che c'è da vedere qua? Sì, sono un po' attrezzate le spiagge, sono abbastanza deprimenti qua. Non vi consiglio le classiche spiagge lungo la city, quelle che non sono consigliate da nessuna parte, perché non sono nulla di che. Come andare a Durazzo o sottomarina. Il problema principale rimane il sole oggi, ragazzi, che non c'è. Ci rimane da fare solo che questo. A Creta l'acqua della piscina è calda ed è vietato fare i tuffi, ma si possono fare lo stesso. Ragazzi, è mezzanotte ormai, non abbiamo fatto praticamente niente oggi. Penso sia stata una delle mie giornate più rilassanti dei miei ultimi anni. Proprio piscina, relax, zero. Dai, ogni tanto ci sta. Noi ci vediamo domani, che inizia finalmente la vera vacanza. Au. Day 3. Signori, buongiorno. Finalmente oggi è quel giorno che tanto aspettavamo tutti insieme. Siamo qui a bordo strada, ragazzi, come gli zingari, per farci venire a prendere, che il bus dovrebbe fermarsi direttamente qua, perché per andare alla laguna di Balos e all'isola di Gran Vusa si può andare esclusivamente con l'escursione. Oppure se avete una macchina potete andare in
autonomia, però c'è un po' di strada da fare a piedi, è pieno di buche distrutte, insomma, per la laguna di Balos. Per andare all'isola di Gran Vusa invece dovete prendere il traghetto da Kissamos e mi pare che prendere il traghetto più l'entrata nell'isola costa 28 euro. Noi abbiamo fatto questa escursione per essere più comodi, che con 18 euro ci vengono a prendere, ci riportano a casa senza sbatti, dove proprio siamo davanti casa, e con altri 28 euro abbiamo quello che vi ho appena detto. Questo è il programma di oggi, non so se si vede bene, biglietti, e questo qui è comunque un euro di biglietto per la laguna di Balos. Oggi nuoteremo con le capre, ragazzi. Ecco qua la nostra barchetta con i nostri tickets. Ragazzi, in questa barca qua non c'è primo mezzo più fresco di me, secondo è pieno di c***o. Guardatevi intorno, mamma mia ragazzi. Però non c'è nessuno youtuber più fresco di me qua. Finalmente siamo arrivati all'isola di Gran Vusa. Lì sopra c'è la torre veneziana del 1600. 15-20 minuti per salire, scarpe comode, mi raccomando. Però l'acqua è fenomenale. Purtroppo abbiamo solo 2 ore, tra cui stare qua e andare là sopra, perché poi bisogna tornare là alla barca, che poi bisogna cambiare destinazione, bisogna andare in un'altra spiaggia. Isola selvaggia, isola la più esotica che io abbia mai visto finora. Non ci sono palme, ma ci sono cactus dappertutto. Tutto, ma che figata! Guarda, guarda che bel ragno qua c'è poi qua. Guarda Spider-Man qua, oce! Illegale ragazzi, c'è cactus, acqua clamorosa, panorama, sole. Abbiamo pochissimo tempo purtroppo, vabbè qua sono i tempi contati, però l'acqua è spettacolare. Adesso si va sopra. Piccolo dettaglio, se avete notato, questa era un'isola di pirati. E adesso l'unico che sale, tutti scendono qua, stanno tutti scendendo. Ok, sono dentro la torre, non rimane proprio niente, di niente, di niente, di niente di questo castello veneziano di 1600. Solo le rovine, un po' il giardino interno che una volta non era giardino, le mura intorno distrutte e basta. Comunque essere arrivati qua sopra, soddisfazione, eh. Occhio che se soffitte di vertigini non mettetevi qua ragazzi, guardate, non c'è niente sotto. Io, ma non c'era tutta sta gente prima, non c'era neanche tutto sto vento, cazzo è sta roba. Se volete avere più libertà ragazzi, non comprate mai le cose organizzate, compratele solo ed esclusivamente, come faccio io, quando non potete fare quell'attività senza quella determinata escursione. Scarpe da scoglio obbligatoriamente obbligatorie. Poveri panini che si sono dilagnati, cazzo. Oh buono però, tonno, pomodoro, olive, yogurt greco, funghi. Buono. Signori, siamo arrivati in una spiaggia col vento che non ho mai visto in vita mia. Alla laguna di Balos, più che altro c'è una nuova regola, dal 22 maggio di quest'anno 2024 non si può più attraccare lì come abbiamo fatto all'isola di Gran Vusa prima, ma la barca attraccherà l'ancora per terra tipo circa 100 metri prima e si arriva lì nuotando. Qua ragazzi proprio un'organizzazione bruttissima per non dire di merda, perché vedete com'è qua, o vi buttate qua senza zaino e andate per di là, oppure c'è una corda lì però per metà corpo entrate in acqua. Ragazzi adesso vedrete come si fa. Ok, ok, thank you. Ragazzi, siamo arrivati. Vabbè, è un po' umidino il mio e il tuo. Oh, il professionista come si fa, ragazzi? Cioè, professionista. Siamo professionisti, ragazzi, lo facciamo ormai da un minuto. Ragazzi, vendono anche la Signori, benvenuti, finalmente siamo dentro alla laguna di Balos. L'acqua è calda ragazzi, l'acqua è calda, assurdo, perché comunque è ferma, è più o meno ferma quest'acqua, sentite quanto vento c'è anche. Questa è la laguna, là c'è la spiaggia, classificata una tra le 10 migliori acque spiagge del mondo questa. Questa è roba nostra, è una vita che lo facciamo. Siamo partiti a Durazzo per essere arrivati fino a qua. Abbiamo già tutto. Oh, ma che colore c'è qua? We'll be right back.
vacanza fenomenale, veramente. Un po' di alghe, però l'acqua più pulita e bella che io abbia mai visto. Adesso siamo dentro la laguna, acqua calda, c'è sia acqua bassa sia acqua alta. Ragazzi, super chill qua, veramente stupendo. Non sono mai stato in un posto del genere. Avete presente quei posti da film che vi descrivono, posti da mille fiabe, o come si dice, che non credi ancora di essere arrivato qua? Esatto, non pare vero. Però figa, finalmente ci sei, cioè siamo qua, cazzo. Questo è tutto grazie a voi iscritti, ragazzi, ma bisogna iscriversi ancora di più, perché se fossimo stati 100 iscritti un anno fa, quando ero durazzo, non avrei continuato a fare sta roba, mi sarei ammazzato prima. Quindi continuiamo a iscriverci, lasciamo like e facciamo salire questo canale, questo progetto. Vi porto in giro col mondo con me, ma un giorno non solo tramite video, ma anche con me. Sono un cazzo di povero, iscrivetevi. C'è un'altra chicca qua, bisogna essere fortunati però. Qui è pieno di capre, tutta la cacca che abbiamo trovato è di queste capre qua, che bisogna essere fortunati a trovarle, perché ovviamente hanno paura di noi, stanno un po' per i cazzi loro sopra, di là. Sopra. Però quando è ora di pranzo sentono l'odore del cibo e dovrebbero avvicinarci un po'. Tra poco è ora di cena, quindi niente pranzo. Un paradiso terrestre. Per chi volesse venire in macchina in autonomia qua, allora diciamo che è tosta, quasi durissima, impossibile, spaccate tutto, perché mia mamma l'ha fatto, ho sentito dire che il tragitto è una merda e dovete parcheggiare tanto tanto distante da qua e farvela a piedi. E la strada da fare a piedi è tutta quella là che va là sopra, guarda che roba, dietro il monte e per di là. Qui posto per ripararsi dal sole, zero, c'è tantissimo vento, che è una cosa positiva perché vi fa sentire meno il caldo, e fa tanto caldo qua, ragazzi, il sole batte bene qui. Poi comunque lì in fondo c'è un bar e vi danno anche lettino, un bellone se volete. E qui c'è il mare che si congiunge e forma la famosa laguna di Balos qua. Il tempo è volato, si torna alla nave che si torna a casa. Comunque questa spiaggia costa solo un euro per chi volesse venire in autonomia. Foto alla giornata di oggi, complessivo di tutto 8. Siamo stati poco tempo, spiagge bellissime, pesci poco niente, 8. Day 4. Signori, buongiorno, benvenuti in un nuovo giorno a Creta. Oggi andiamo nella spiaggia di Elafonisi, detta anche la spiaggia rosa. Andata e ritorno, allora, a Stalos, dove siamo noi, passa tipo alle 9:20. Il ritorno parte da Elafonisi alle 4 del pomeriggio e il biglietto andata e ritorno per una persona costa 19 euro. Dopo due ore di brecane, monti, mare, montagne, che foreste, e lui che dormiva, mamma mia, siamo arrivati finalmente a Elafonisi, ragazzi, è il nome di questa zona a sud ovest di Creta. Ragazzi, in teoria è nudista, speriamo. Lisbon fa un caldo della madonna, eh. Ma noi oggi siamo qua in questa spiaggia perché questo è meritato. Noi abbiamo mangiato merda da durazzo, state zitti. Lisbon, guarda quanto rosa è. Ragazzi, seguite il sentiero, non fate la strada che stiamo facendo noi, che è pericolosa, non si taglia. L'ho trovata io. Ah, l'ha trovata Diego sta strada. Mamma mia, guarda che brecanasse qua. Tira tantissimo il vento qua, se lo avevano detto delle ragazze questi giorni. Anche oggi ci sono, siamo in una spiaggia nudista. Comunque, per chi fosse interessato, mi pare che un bellone lettino costa 15 euro. L'acqua è stupenda, è bellissima, secondo me potrebbe essere anche meglio di quella di ieri alla laguna di Balos. Guardate che sfumature di colori ci sono in lontananza. Solo che è bassa, cioè bassa, è bassa. Eccola qua, ragazzi, i residui di quello che una volta era pieno qui. Tutta quanta sabbia rosa, non so se la vedete bene. Grazie al colore di queste ex conchiglie, ormai, perché non ce ne sono più, la sabbia si è colorata di rosa. Pensate voi che addirittura anni fa hanno tenuto chiuso questa zona proprio per preservare l'ambiente e fare in modo che la spiaggia rinascesse e tornasse rosa. Non è andato così, purtroppo. Con troppe persone, troppi turisti, la spiaggia è andata a degradarsi. Quindi è anche colpa nostra che noi siamo qua, però comunque ormai... ormai il gioco è fatto, ormai la frittata è fatta, guarda, purtroppo. Questo è rosa, era tutto così una volta. E qua si vede molto meglio, soprattutto con gli occhiali da sole, la sabbia qua, tutta quanta rosa lungo questi contorni qua. Guarda che roba, cioè, ditemi se vedete, scrivetemelo nei commenti, ragazzi. Si vede la differenza, guarda? Cioè, si vede tanto di più la differenza, vedete, con gli occhiali da sole, cioè, cambia completamente qua. Oh, è proprio rosa sta sabbia. Ma va, non è vero che è rosa, dov'è che la vedi rosa? E diciamo che è un po' così. Ragazzi, dimmi Fabio, fotografo, per questa
Attenzione, abbiamo un fotomodello trap che sta provando a mettersi in posa strana, un po' compromettente, per farsi fare delle foto da un fotografo come me. Le scarpette qua in acqua non servono, però all'inizio dove ci sono gli scogli per di là servono, anche perché... Ta-da! Pausa pranzo, stile di me Fabio, sempre e comunque e ovunque. Iscrivetevi. Ciao, io. Sono le 3:20, il pullman tra mezz'oretta parte, voto a questa spiaggia, a questo mare. Vabbè, 8-8. Un 8 sì, dai, perché mare favoloso, la spiaggia purtroppo nulla di che, c'è quella parte rosa là che è figa, però se mettete gli occhiali da sole, c'è troppo vento come sentite, però nel complesso bene, bene, contento. The next morning. Signori, buongiorno, dall'ultimo giorno a Creta, mamma mia che sole, che caldo c'è oggi, che bene che si sta. Oggi piscina, poi facciamo un giro in centro e si va verso l'aeroporto perché abbiamo l'aereo questo pomeriggio. Comunque ragazzi, la nostra avventura in Grecia non è finita qui, ma per adesso è finita qui perché di sicuro un giorno tornerò in questo paese. La Grecia è veramente grande. Abbiamo fatto la zona di Cagna, la zona ovest dell'isola, che è la parte diciamo più estiva, più da vacanza più che da viaggio, anche se sapete quali video io prediligo portarvi. Ci sta anche questo, così potete capire e sapere anche voi cosa potete fare a Cagna in questi 3-4 giorni, 5 quando verrete, se verrete. Noi ci vediamo martedì prossimo sempre alle 19 con un nuovo video. E quindi come sempre saluto, baci e abbracci, baffioi e spuaci, au!